Da lunedì 25 ottobre alle ore 21 il palinsesto di Rete 8 si arricchirà di un nuovo programma, un nuovo appuntamento da segnare. Si tratta di Traguardo Lavoro e qui in studio con me ci sono i protagonisti di questa nuova trasmissione, Mila Cantagallo e Andrea Mori. Ringrazio ovviamente per aver risposto al nostro invito e per dare la possibilità anche ai telespettatori che ci seguono da casa per capire appunto che tipo di trasmissione sarà. Partiamo proprio da Mila, Mila Cantagallo, Traguardo Lavoro, ogni lunedì su Rete 8 alle ore 21, di cosa si tratta? Grazie Anna, buon pomeriggio a tutti. Noi partiamo con questa trasmissione lunedì sera alle 21 in diretta. Sarà un programma in cui chi offre lavoro incontra chi lo cerca, con la presenza in studio dei protagonisti e anche la possibilità di partecipare da casa con un indirizzo che anzi posso ricordare. Certamente. La trasmissione si chiama Traguardo Lavoro e quindi il nostro indirizzo email è traguardolavoro@rete8.it. Se cercate lavoro, se lo offrite, potete scrivere a noi, potete anche realizzare un video curriculum o potete essere ospitati nella nostra trasmissione. Andrea Mori, questo è un programma che nasce anche in collaborazione con il Quotidiano Il Centro, c'è questa forte sinergia appunto tra Rete 8 e Il Centro, tu sei una firma appunto proprio del Quotidiano Il Centro e Il Centro poi si arricchirà di tutti anche i particolari che verranno fuori anche da questa trasmissione grazie all'inserto lavoro che è ormai un punto fermo diciamo del palinsesto settimanale del Centro, vogliamo chiamarlo così? Certamente, Traguardo Lavoro rappresenta un po' un anello di congiunzione tra i due prodotti, quello cartaceo e quello televisivo. Traguardo Lavoro rappresenta un'occasione per chi cerca e chiede lavoro, ma soprattutto Traguardo Lavoro vuole mettere in collegamento quest'anno il mondo della formazione che è importantissimo in Abruzzo e tutto ciò che gira intorno al mondo della formazione e che si affaccia sul mercato del lavoro, quindi questo passaggio fondamentale tra chi si forma e chi cerca lavoro o magari può trovarlo grazie a Traguardo Lavoro. E in merito all'inserto lavoro di cui parlavi Anna, ricordo che l'inserto lavoro esce il martedì sul Centro, la prossima settimana per motivi editoriali esce di mercoledì, ma che comunque rappresenta anche quello un appuntamento collegato alla trasmissione, perché noi durante la trasmissione anticiperemo le notizie e i contenuti proprio dell'inserto del Centro Lavoro. Quanto durerà questa trasmissione, Traguardo Lavoro, Mila? 45 minuti, ma saranno molto molto ricchi perché concentriamo tutto l'aspetto informativo e l'aspetto anche interattivo con i nostri telespettatori che potranno anche chiamarci da casa attraverso il numero telefonico di Rete 8. Abbiamo la presenza in studio di due consulenti perché questa trasmissione offre spazio anche a chi una situazione lavorativa la vive già, analizzando aspetti legali, aspetti comportamentali, perché avremo due consulenti in studio. La prima è Lola Aristone, che è un avvocato giuslavorista, presidente della sezione Abruzzo e Molise degli avvocati giuslavoristi italiani, e poi avremo lo psicologo del lavoro Galeano Cocco, che è anche docente universitario, e quindi saranno a vostra disposizione per consulenze, consigli in diretta, sempre il lunedì, lo ricordiamo, alle 21. Quindi Anna, è importante, imprenditori che offrono reali posti di lavoro, sono veramente dei profili che vengono cercati in Abruzzo e che rappresentano un'opportunità per chi cerca lavoro. Noi vogliamo arrivare a un ideale, è quello di magari far trovare un lavoro agli abruzzesi disoccupati o che cercano lavoro. Questo è il nostro obiettivo. Esatto, ma quando si parla di disoccupati abruzzesi ci sono delle fasce di età che sono più, diciamo, a cui questo programma si rivolge di più oppure parliamo un po' ad ampio spettro di tutte le persone che, come dici tu, sono disoccupate? Devo dire che insomma la pandemia ha dato un gran colpo di grazia anche al lavoro nei vari settori. Sicuramente ci sono dei settori che soffrono di più nel mercato del lavoro. Il nostro obiettivo è quello di abbracciare e quindi coinvolgere il più possibile questa nostra platea ideale. E un altro obiettivo che vogliamo raggiungere è quello di poter rappresentare
un presente, un ulteriore passo per dimenticarci questo brutto periodo della pandemia. Vogliamo chiudere questo brutto passato del Covid e cercare di andare avanti, di dare delle prospettive che offrono appunto delle possibilità e delle opportunità, insomma. Velocemente, proprio, ci sono settori che cercano, che offrono di più, insomma, o più di altri? Sicuramente abbiamo il settore dell'edilizia che tira tantissimo nel mercato del lavoro, questo tutto grazie alle agevolazioni e benefici che sono in corso. Però quello rappresenta un settore molto specifico. Traguardo Lavoro vuole prendere un po' tutto. È chiaro che ci saranno dei focus su quei profili maggiormente richiesti e anche quindi sulle opportunità. Però noi vorremmo veramente cercare di fare un discorso unico per poter dare una speranza, un'opportunità, delle possibilità a chi si trova in difficoltà in questo periodo per poter riprendere, per poterci dimenticarci il passato e andare avanti. Grazie, quindi obiettivo di questa trasmissione, Traguardo Lavoro, ve lo ricordo, da lunedì 25 ottobre alle ore 21, ogni lunedì dunque su Rete 8, i protagonisti della trasmissione appunto saranno Andrea Mori, Mila Cantagallo, che oggi abbiamo avuto il piacere di ospitare qui in questo angolo del TG8 per conoscere appunto anche un'altra faccia del nostro palinsesto. Faccio in bocca al lupo alla mia collega Mila Cantagallo per questa nuova avventura. E speriamo che vada tutto bene. E io contraccambio, faccio un in bocca al lupo ad Andrea e volevo mandare un messaggio ai lavoratori. Ci sarà spazio per tutti. Tu prima parlavi delle fasce d'età. Troverete posto nella sua trasmissione sia che voi cerchiate il vostro primo lavoro a 20 anni o una situazione di lavoratori, diciamo, adulti che aprono uno spaccato su quello che è invece il problema del lavoro oltre una certa età. Tutti avrete posto a Traguardo Lavoro. Allora, in bocca al lupo chiaramente anche a voi, lo rivolgo proprio a voi, e in bocca al lupo anche ai lavoratori che potranno affrontare questa nuova avventura con Andrea Mori e Mila Cantagallo.